Se funzionava il microfono. È collegato a questo microfono. Lui si illumina quando tu parli. Hare Krishna. Va bene, dopo. Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Hare Krishna. Spero che chi è da casa riesca a sentirmi abbastanza. Per motivi tecnici non funziona ancora il microfono, cerchiamo di ripristinarlo tra poco. Quindi pazientate un attimo e alzate il volume. Proverò a parlare con tono di voce alta. Allora, siamo arrivati al 16° capitolo della Bhagavad Gita. Quindi siamo al 16° capitolo intitolato Natura Divina e Natura Demoniaca. Oggi leggiamo i versi, i primi tre versi, versi 1, 2 e 3. E poi, dato che c'è una spiegazione molto lunga di Srila Prabhupada, leggeremo solamente una parte della spiegazione che riguarda il primo verso, così avremo modo di analizzarlo più in modo approfondito. Allora leggo io i versi. Shri Bhagavan Uvacha Abhayam Sattvasam Shuddhir Jnana Yoga Vyavastiti Danam Damascha Yagyascha Svadhyayastapa arjavam ahimsa satyamakrodhas tyagashanti rapaishunam dayabhuteshvaro luptvam mardavam hrir achapalam tejakshamadritir shocham adroho natimanita bhavanti sampadam daivim abhijatasya bharata. Parola per parola, Shri Bhagavan Uvacha, Dio, la Persona Suprema, disse: Abhayam, assenza di paura, Sattvasam Shuddhi, purificazione dell'esistenza individuale, Jnana, in conoscenza, Yoga, del legame, Vyavastiti, la situazione, Danam, carità, Dama, controllando la mente, Cha, e Yagya, compimento di sacrificio, Cha e Svadhyaya, studio della letteratura vedica, Tapa, austerità, Arjavam, semplicità, Ahimsa, non violenza, Satyam, veridicità, Akrodha, libertà dalla collera, Tyaga, rinuncia, Shanti, tranquillità, Apaishunam, avversione per la critica, Daya, misericordia, Bhuteshu, verso tutti gli esseri viventi, Alolupvam, libertà dall'avidità, Mardavam, gentilezza, Ri, modestia, Achapalam, determinazione, Teja, vigore, Shama, perdono, Driti, forza morale, Shoucham, purezza,
Adroha, libertà dall'invidia. Na, non. Atimanita, sete di onore. Bhavanti, sono. Sampadam, le qualità. Daivim, la natura trascendentale. Abhijatasya, di chi è nato da Bharata o discendente di Bharata. Puoi prendere vedi quel cavetto, slegarlo da lì e attaccarlo al cellulare, è un po' aggrovigliato. Lo attacchi come fosse il microfono e poi mi dai il microfonino. Ok, forse riusciamo in qualche modo a farci sentire meglio da casa. Allora, leggiamo la traduzione. Dio, la persona suprema, disse: l'assenza di paura, la purificazione dell'esistenza, lo sviluppo della conoscenza spirituale, la carità, il controllo di sé, il compimento di sacrifici, lo studio dei Veda, l'austerità, la semplicità, la non violenza, la veridicità, l'assenza di collera, la rinuncia, la serenità, l'avversione per la critica, la compassione verso tutti gli esseri, l'assenza di cupidigia, la dolcezza, la modestia, la ferma determinazione, il vigore, il perdono, la purezza, la forza morale, la libertà dall'invidia e dalla sete di onori. Queste sono qualità trascendentali, proprie degli uomini virtuosi, dotati di natura divina o discendente di Bharata. Ok, allora volevo rileggervi di nuovo questo verso, se adesso ricevo il microfonino, anche senza microfono va bene, non c'è problema. Hare Krishna, si sente adesso un po' meglio? Ora arriva anche il miglioramento. Allora, questi sono tre versi meravigliosi della Bhagavad Gita e elenca le qualità divine dell'essere. Quindi volevo rileggervi tutte queste qualità e meditare su ogni qualità, se possibile. Dio, la persona suprema, disse: l'assenza di paura, la purificazione dell'esistenza, lo sviluppo della conoscenza spirituale, la carità, il controllo di sé, il compimento di sacrifici, lo studio dei Veda, l'austerità, la semplicità, la non violenza, la veridicità, l'assenza di collera, la rinuncia, la serenità, l'avversione per la critica, la compassione verso tutti gli esseri, l'assenza di cupidigia, la dolcezza, la modestia, la ferma determinazione, il vigore, il perdono, la forza morale, la purezza, la libertà dall'invidia e dalla sete di onori. Queste sono qualità trascendentali proprie degli uomini virtuosi dotati di natura divina o discendente di Bharata. Allora, oggi leggiamo la spiegazione di Srila Prabhupada che è molto lunga, di questi tre versi e leggiamo la spiegazione relativa al primo verso, quindi alle prime tre qualità divine. Spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaicharana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. L'inizio del quindicesimo capitolo descriveva l'albero banyano che rappresenta il mondo materiale, le cui radici secondarie sono le azioni, talvolta favorevoli e talvolta sfavorevoli, degli esseri viventi. Il nono capitolo parlava dei Deva,
gli esseri di natura divina e degli asura, quelli di natura demoniaca. Secondo gli insegnamenti vedici, le attività guidate dalla virtù sono favorevoli al progresso verso la liberazione e sono considerate di natura spirituale o daivi prakriti. Gli uomini di natura spirituale avanzano sulla via della liberazione, mentre quelli che agiscono sotto l'influenza della passione e dell'ignoranza non hanno alcuna possibilità di raggiungere la liberazione. Essi dovranno rimanere nel mondo materiale, o nella forma umana, o nelle specie animali, o in forme di vita ancora più basse. In questo capitolo il Signore spiega sia la natura divina o spirituale, sia la natura demoniaca, con i loro rispettivi attributi, mettendo in rilievo gli aspetti positivi e negativi. Il termine Abhijatasya, che designa l'uomo nato con qualità spirituali, con tendenze divine, è molto significativo. La procreazione di un figlio in un'atmosfera divina è detta, nelle scritture vediche, Garbhadana Samskara. In realtà, se i genitori desiderano un figlio dotato di qualità divine, devono osservare i 10 principi della vita umana. C'è una nota relativa a questo punto che dice: una nota che non riscontro qui. Allora, niente. Quindi, in un capitolo precedente abbiamo visto che l'atto sessuale, quando mira a generare un bambino virtuoso, rappresenta Krishna stesso. La vita sessuale non può quindi essere condannata, purché sia compiuta in coscienza di Krishna. Coloro che sono nella coscienza di Krishna non devono generare figli come fanno i cani e i gatti, ma con lo scopo di farne persone coscienti di Krishna. Questa dovrebbe essere la benedizione che riceve un bambino nato da genitori impegnati nella coscienza di Krishna. Il Varnashram Dharma, il sistema sociale che divide la società in 4 classi o Varna, non attua questa divisione secondo il principio di eredità. Questi 4 gruppi sono determinati dalla formazione personale degli individui e hanno lo scopo di mantenere la pace e il benessere nella società. Le qualità elencate in questo verso sono dette trascendentali perché sono destinate ad aumentare nell'uomo la comprensione spirituale che gli permetterà di liberarsi dal mondo materiale. Nel Varnashram Dharma, il sannyasi, colui che è nell'ordine di rinuncia, è considerato la testa o il maestro spirituale di tutti i Varna e gli Asha. È vero che il Brahmana svolge il ruolo di maestro spirituale per i componenti degli altri 3 Varna, Kshatriya, Vaishya e Shudra, ma il sannyasi, in cima all'istituzione del Varnashram, è il maestro spirituale anche del Brahmana. Ora elenca Srila Prabhupada tutte le qualità che sono citate in questi 3 versi. Inizia dalla prima qualità, Abhaya, assenza di paura. Innanzitutto il sannyasi deve essere senza paura, dovendo vivere da solo senza alcun sostegno e senza la prospettiva di averlo in futuro, non può che dipendere totalmente dalla misericordia di Dio, la persona suprema, che si preoccupa ancora se sarà protetto una volta troncati i legami con la famiglia e la società, non dovrebbe accettare il sannyasa, l'ordine di rinuncia. Si deve essere fermamente convinti che Krishna, la persona suprema, si trova sempre nel cuore di ognuno, nel suo aspetto localizzato di Paramatma, quindi egli vede e sa sempre tutto delle nostre intenzioni. Bisogna possedere anche una ferma fede, la sicurezza che Krishna come Paramatma protegge l'anima che si è abbandonata a lui. Si deve pensare, non sono mai solo, anche se andasse a vivere nel cuore della foresta più oscura. Krishna sarebbe con me e mi darebbe ogni protezione. Colui che possiede questa convinzione è Abhaya, senza paura. Tale stato d'animo è indispensabile al sannyasi.
Seconda qualità, sattva samshuddhi, purificazione dell'esistenza. Il sannyasi deve purificare la sua esistenza seguendo i numerosi principi stabiliti a questo fine. Il più importante consiste nella severa proibizione di intrattenere relazioni con una donna. Al sannyasi è perfino vietato parlare con una donna in un luogo solitario. Sri Chaitanya Mahaprabhu, il Signore in persona, diede l'esempio del sannyasi perfetto. Quando si trovava a Puri, i suoi discepoli di sesso femminile non potevano avvicinarsi a lui neanche per offrirgli i loro omaggi, ma erano invitate a prosternarsi tenendosi a una certa distanza. Non bisogna vedere in questo un'avversione per le donne, è solo un dovere del sannyasi non intrattenere relazioni con loro. Se vuole purificare la sua esistenza, l'uomo deve rispettare le regole prescritte per il Varna e l'Ashram a cui appartiene. Nel caso del sannyasi è severamente proibito intrattenere qualsiasi legame con le donne e possedere ricchezze per la gratificazione dei sensi. Sri Chaitanya Mahaprabhu fu un sannyasi perfetto e durante la sua vita fu estremamente severo nel suo comportamento verso le donne, sebbene sia considerato l'avatara più liberale perché accettava sotto la sua protezione le anime più cadute. Egli seguiva rigidamente le regole e i principi del sannyas per quanto riguarda la compagnia delle donne. Uno dei suoi intimi discepoli, Chota Haridas, sebbene vicino a lui e ai suoi intimi compagni, un giorno si lasciò sfuggire uno sguardo di cupidigia verso una giovane donna in presenza di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Egli era così severo che lo escluse subito dalla sua compagnia. Dopo l'incidente, Sri Chaitanya pronunciò queste parole: per un sannyasi o per chiunque aspiri a liberarsi dalla schiavitù della materia e si sforzi di elevarsi alla natura spirituale per tornare a Dio nella sua dimora originale, volgere lo sguardo verso i beni materiali e le donne, anche senza goderne, ma animato da questo desiderio, è un atto così condannabile che sarebbe meglio per lui suicidarsi piuttosto che conoscere desideri così illeciti. Queste sono dunque le vie della purificazione. Terza qualità, Jnana Yoga Vyavastiti, sviluppo della conoscenza spirituale. Il compito del sannyasi è portare la conoscenza spirituale ai capifamiglia e a tutti coloro che hanno dimenticato che lo scopo della vita umana è avanzare sulla via spirituale. Per provvedere alle sue necessità, il sannyasi deve elemosinare di porta in porta, ma ciò non significa che sia un mendicante. L'umiltà è un'altra qualità della persona situata sul piano trascendentale, e per umiltà il sannyasi va di porta in porta più per visitare le famiglie e risvegliarle alla coscienza di Krishna che per mendicare. Questo è il dovere del sannyasi. Se un discepolo è veramente avanzato nella vita spirituale e il maestro spirituale gli chiede di farlo, deve predicare con intelligenza la coscienza di Krishna, altrimenti dovrebbe evitare di accettare il sannyas. E se si accorge di essere entrato nell'ordine di sannyas senza avere una conoscenza sufficiente, allora deve coltivare il sapere, ascoltando gli insegnamenti di un maestro spirituale autentico. Quindi il sannyasi, in conclusione, deve essere situato nella bhaya, l'assenza di paura, nella sattva samshuddhi, la purezza, e nel jnana yoga, la conoscenza. La spiegazione poi continua con l'elenco di tutte le altre qualità citate in questi tre versi. Allora, queste altre qualità, la spiegazione la continueremo nella lezione di domani sera. Quindi oggi cerchiamo di analizzare questo primo verso, quindi queste prime tre qualità molto importanti. Om Ajnanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Katamayam Dadati Svapadantikam
Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamcha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Una spiegazione bellissima a questi versi e come potremmo vedere anche domani, grazie mille. Altrettanto splendida sarà la spiegazione che continua a descrivere le altre qualità. Ok, allora, dato che c'è molto da dire, ma abbiamo poco tempo, cerchiamo in qualche modo di essere sintetici e cogliere i punti focali di questa spiegazione, di questi versi. Quindi questo capitolo spiega la differenza tra la natura divina e la natura demoniaca, perché ogni essere vivente ha dentro di sé una natura divina e una natura demoniaca. C'è che difficilmente in quest'era pieno di qualità divine e c'è anche chi ha molte qualità demoniache, ate. Quindi in questi versi si inizia a spiegare quali sono le qualità della natura divina dell'essere vivente. Vedremo che proseguendo il capitolo sarà molto interessante, verranno spiegate le qualità demoniache quali sono e sono molto riscontrabili, possiamo vederlo nella società attuale come si possono vedere nelle persone queste qualità ate, materialistiche. Allora, quindi nei versi precedenti verrà detto che le qualità divine portano alla liberazione dell'anima condizionata in questo mondo. Quindi sviluppare qualità di natura divina ci aiutano a progredire nella vita spirituale, a liberarci dalle sofferenze della natura materiale, e le qualità demoniache ci porteranno alla schiavitù. Più avanti, nei versi che seguiranno, verrà detto che ci sono tre porte che conducono all'inferno. Queste tre porte sono Kama, Croda e Loba, sono la lussuria, sono la collera e sono l'avidità. Sono le tre porte che conducono l'essere vivente a degradarsi nelle esistenze più basse. Quindi noi nasciamo in questo mondo. E in quest'era di Kali Yuga nasciamo tutti con pochissime qualità, per non dire quasi per niente. Kalo Shudra Sambhava è detto che nasciamo tutti con qualità da Shudra. I Shudra non hanno grandi qualità. I Shudra nei quattro ordini della vita sociale sono l'ordine più basso e aiutano le categorie superiori a compiere i loro doveri, quindi aiutano, sono di supporto, ma di per sé non hanno delle grandi qualità.
E anche noi non abbiamo grandi qualità se ci analizziamo bene, ma perché sono tutte un po', diciamo, contaminate queste qualità, non sono pure. E quindi abbiamo pochissime qualità. E quindi Prabhupada spiega, due cose molto importanti. Una, che dato che noi nasciamo in condizioni di ignoranza, c'è questo processo al momento della nascita e prima che nasca l'essere vivente, che si chiama Garbhadhana Samskara. Quindi Garbhadhana Samskara sono dei riti purificatori che aiutano la jiva, l'essere vivente, al momento del concepimento, a sviluppare delle qualità divine. Quindi a nascere in una buona atmosfera, e questo samskara si può svolgere in diversi modi, con diversi riti, e so che nella nostra cultura, prima di concepire un figlio, dato che il sacrificio prescritto per i radicali, lo yagya prescritto per i radicali è il canto del mantra di Krishna, suggerito recitare e cantare il Mahamantra per 50 giri. Quindi noi ogni mattina cantiamo 16 giri, ci vogliono circa 2 ore, prima di concepire un bambino è consigliato cantare 50 giri. Quindi se fate un conto ci vuole almeno 8 ore, ecco, sicuramente. E questo aiuta a creare una buona atmosfera per questa jiva, questo essere vivente che inizia il suo percorso in questo mondo materiale, che è un bel problema, ecco, nascere, diciamo, è uno dei problemi principali, la nascita. Quindi il samskara aiuta a generare una prole divina e, come spiega Srila Prabhupada, il signore, Sri Krishna ha organizzato questa società creando il Varnashram Dharma secondo le qualità e le attività di ogni essere vivente, e il Varnashram Dharma aiuta la società a vivere in modo armonioso. Il Varnashram Dharma è composto da 4 ordini di vita sociale e 4 ordini di vita spirituale. Quindi i Brahmana, gli Kshatra, i Vaishya, gli Shudra, che sono gli spiritualisti, i governanti, i Kshatriya. I Vaishya sono i commercianti, gli imprenditori, e gli Shudra, che sono coloro che aiutano e sostengono questi 3 ordini superiori. E poi gli ordini di vita spirituale sono i sannyasi, il vanaprastha, il grihastha, il brahmachari. Quindi il brahmachari è nell'ordine iniziale, quindi studia le scritture, segue il maestro spirituale con diligenza, deve essere umile. E il grihastha è l'uomo di famiglia, che vive una vita familiare. Il vanaprastha ha abbandonato, diciamo, la vita di famiglia per dedicarsi ad austerità e penitenze e quindi rinunciare in qualche modo alle attività materiali. Il sannyasi è colui che ha completamente rinunciato a tutto e si dedica totalmente al servizio di devozione al Signore, nel caso di un sannyasi Vaishnava. Quindi, spiegando gli ordini della vita sociale e spirituale, è più chiaro e comprensibile come si sviluppano queste qualità all'interno di un ordine sociale e spirituale perfetto. Quindi la prima qualità che descrivono questi versi, è Abhaya. Abhaya vuol dire assenza di paura, Abhaya paura. Il nostro maestro spirituale fondatore, Srila Prabhupada, è stato chiamato da suo padre Abhay Charanaravinda,
cioè Abai, colui che non ha paura perché ha preso rifugio ai piedi di loto del Signore Supremo. Questo è il nome originale di Srila Prabhupada, quando AC è l'acronimo, sta per Abai Charanaravinda. E quindi queste prime tre qualità che abbiamo letto, l'assenza di paura, la purificazione dell'esistenza e lo sviluppo della conoscenza spirituale, Srila Prabhupada spiega che appartengono in modo più prominente al sannyasi, all'uomo che ha rinunciato a tutto, ha preso l'ordine di rinuncia e vive semplicemente con l'unico scopo di diffondere la conoscenza spirituale e di soddisfare il Signore Supremo. Quindi il sannyasi, che è situato nell'ordine di rinuncia, è senza paura. Lo Srimad Bhagavatam spiega: Bhayam dvitiya binivesha tasyad ishad apetasya viparya yosmriti tanmayato tam buddha abhajettam Bhaktiaika Yesham Guru Devatatmana, che questo verso molto bello spiega come nasce la paura nell'essere condizionato. La paura in questo mondo nasce dalla dimenticanza della nostra eterna relazione con Dio. Quando l'essere vivente si dimentica qual è il vero scopo della vita e che cosa ci stiamo a fare in questo mondo, e dimentica qual è la vera relazione eterna, che è quella col Signore, da quel momento nasce la paura, e questa paura è generata da questa incredibile e imponente natura materiale illusoria, che è definita Maya, quindi Tan Maya Yato, vuol dire che la natura illusoria del mondo materiale ci crea questa paura che non ci appartiene in realtà come essere eterni, originali e pieni di felicità. E quindi in questo verso è consigliato di ritornare a creare questa relazione con Dio. E dice che Buddha, una persona intelligente, dovrebbe adorare il Signore e fare del maestro spirituale, che è il rappresentante del Signore, è il rappresentante di Dio su questo pianeta, fare di lui, di questo maestro spirituale, la sua stessa divinità, fare in modo che sia la fonte della sua vita. Quindi fare del nostro maestro spirituale la cosa più importante che ci sia in questo mondo, perché è l'anello è colui che ci può collegare di nuovo con il Signore Supremo. Quindi ce lo dobbiamo tenere molto stretto e dobbiamo considerarlo come se fosse Dio stesso, Devatmana, quindi la nostra divinità, nel senso che ci porta a collegarci con il divino, con Dio. Quindi la paura e il sannyasi che ha abbandonato tutto non deve avere paura in qualsiasi condizione si trova, deve sentirsi sempre protetto dal Signore. Cetasa Sarvakarmani Mayi Sannyasya Mat Para. L'ultimo capitolo della Bhagavad Gita spiega che ci si deve situare sotto la protezione del Signore. Ogni attività che svolgiamo, Sarvakarmani, tutte le attività devono essere compiute sotto la cura e la protezione di Dio. Che Dio ci protegge in ogni situazione se noi Cetasa, con la coscienza, siamo assorti al suo servizio. Questo è il modo per essere protetti, privi di paura. E superare dvitiya, le dualità del mondo materiale.
Quindi Abai è la prima qualità che possiamo sviluppare anche noi, l'assenza di paura, prendendo rifugio nel Signore. La seconda qualità che descrive è Sattva Samshuddhi, la purificazione dell'esistenza. Il sannyasi, la persona che si dedica al servizio di Dio, deve svolgere ogni attività e ogni pensiero deve essere volto alla purificazione della coscienza, quindi a elevarsi al Sattva, Sattva Samshuddhi. Srila Prabhupada nella spiegazione spiega come anche ne dava l'esempio Sri Chaitanya Mahaprabhu in questo, e che quando si trovava a Puri, a Jagannath Puri, aveva diverse discepole donne che si prosternavano, facevano gli omaggi quando incontravano Sri Chaitanya Mahaprabhu, ma era così in qualche modo ligio al voto del sannyas che preferiva fossero distanti le donne. Lo faceva per dare l'esempio, per cercare di evitare ogni tipo di attrazione, perché i sensi sono molto impetuosi. E infatti anche questo discepolo, famosa questa storia di Chotari Das, un discepolo che ha lanciato uno sguardo a questa donna e in modo lussurioso, e Sri Chaitanya Mahaprabhu se n'è accorto e l'ha immediatamente cacciato dalla sua associazione, dalla compagnia. Sembrerebbe molto dura questa scelta, ma invece anche lì l'ha fatto per dare l'esempio Sri Chaitanya Mahaprabhu. Infatti, è detto nella Chaitanya Charitamrita che Apanikarimu Bhakti Bhava Angikare, che Sri Chaitanya Mahaprabhu con l'esempio svolge questo ruolo di devoto e di maestro spirituale, e quindi l'esempio è sempre meglio del precetto. Viene detto anche sempre nella Chaitanya Charitamrita. Il modo migliore per associarsi è Asat Sanga Tyaga Ei Vaishnava Achara. Asat Sanga Tyaga vuol dire Tyaga, abbandonare la compagnia delle persone Asat che sono immerse nella gratificazione dei sensi. Ei Vaishnava Achara, questo è il modo di comportarsi di un Vaishnava. E chi deve evitare? Stri Sanghi Eka Asadhu Krishna Abhakta Ara. Un devoto cosciente di Krishna dovrebbe sempre evitare la compagnia delle donne, quindi Stri vuol dire donna, Sanghi Eka Asadhu, la compagnia delle donne e la compagnia di coloro, gli uomini, che sono attaccati alle donne. Quindi è detto che è quasi peggio stare insieme a persone che sono attaccate alle donne che stare in compagnia delle donne per un sannyasi, un uomo rinunciato. E Krishna Abhakta Ara, colui che ha Bhakta, che non è devoto di Dio, si deve cercare di evitare possibilmente la sua compagnia, perché la coscienza di un non devoto, di una bhakta, può essere in grado di in qualche modo abbassare il nostro stato, livello di coscienza di Krishna, perché diciamo che colui che è immerso nella gratificazione dei sensi, cioè le persone che sono dedite alle attività interessate, sono molte di più rispetto ai devoti, che sono molto rari. Quindi c'è anche un'influenza molto forte delle persone materialiste e bisogna cercare in qualche modo di evitarla a tutti i costi e di associarsi in modo stretto agli spiritualisti, ai devoti di Dio,
che maturano tutte queste bellissime qualità che abbiamo letto all'inizio. È detto nello Srimad Bhagavatam, Yasyasti Bhaktir Bhagavata Kinchana Sarvair Gunaista Trasamasate Sura Harava Bhaktasya Kuto Mahabguna Mano Ratena Asati Davato Bhai. Spiega che Harav Abhaktasya, di nuovo spiega Abhakta, che chi non è devoto, anche Kuto Mahadguna, anche se ha sviluppato delle grandissime qualità a livello materiale, Mano Ratena rimane sul carro della mente e quindi viaggiando sul piano mentale della speculazione, dei desideri di gratificazione dei sensi, viene deviato, passa da un oggetto dei sensi all'altro e la sua mente non è mai fissa, è un carro guidato da cavalli impazziti. Questo è il carro della mente. Invece un devoto sviluppa, un devoto di Akinchana, del Signore Supremo, anche se non ha nulla di materiale come diciamo ricchezze e possedimenti, però non avendo nulla comunque può sviluppare tutte le qualità, spiega questo verso, degli esseri celesti, Sarvair Gunai Statra Samasa Tesura, e quindi questa è la vera ricchezza del devoto, sviluppare delle qualità meravigliose, trascendentali, che attraggono le persone, perché abbiamo letto delle qualità bellissime, anche magari leggeremo poi anche domani in modo più approfondito, la dolcezza, la modestia, la ferma determinazione, il perdono, la forza morale, la purezza, la libertà dall'invidia, dalla sete di onore e altre bellissime qualità che sono proprie di una persona meravigliosa. Chiunque può capire che una persona dotata di queste qualità è molto apprezzabile. Quindi questa seconda qualità, Sattva Samshuddhi, è molto importante per tutti. Cercare di gradualmente purificare la nostra vita e la nostra esistenza e in particolare cercando di associarci nel modo giusto con le persone giuste e nei tempi giusti. Questa è in sintesi la seconda qualità. La terza qualità descritta qua è Jnana Yoga Vyavastiti. Lo sviluppo della conoscenza spirituale. Anche qua è molto interessante la spiegazione di Prabhupada che ci dice qual è il compito del sannyasi, dello spiritualista, che è quello di portare la conoscenza spirituale alle persone. Il sannyasi il compito del sannyasi nell'era, diciamo, passata era quella di viaggiare a piedi per andare nelle case dei grihasta, degli uomini di famiglia e incoraggiare questi uomini di famiglia a seguire la via spirituale e a purificarsi, a compiere sacrifici, a abbandonare le attività materialistiche. Questo è sempre stato fin dall'antichità il compito del sannyasi e nella nostra epoca il nostro dovere è quello di noi come movimento della coscienza di Krishna, noi tutti ci impegniamo a diffondere questa conoscenza della Bhagavad Gita, dello Srimad Bhagavatam alle persone, andando di porta in porta, uscendo nelle strade, nei negozi, nelle case, e andare a portare questi libri e a diffondere la conoscenza, questo Jnana Yoga, a tutti
alle persone che sono totalmente ignoranti della loro natura, come qua Prabhupada anche ci incoraggia e spiega che questo è un grande atto di umiltà anche, perché anche se un devoto può avere grandi qualità e essere molto rinomato all'interno del nostro movimento, è molto umile allo stesso tempo. Questa è una grandissima qualità del devoto che va da tutti praticamente, bussa alle porte di tutti per in qualche modo mendicare, ma il devoto non mendica in realtà. Non chiede. Noi è vero, quando usciamo a distribuire i libri, di norma chi prende un libro, noi chiediamo sempre almeno un'offerta per coprire i costi di stampa e in qualche modo per fare una piccola austerità, per fargli fare un piccolo servizio a Krishna, perché questo denaro che noi raccogliamo ha uno scopo molto elevato, perché ci aiuta a gestire il tempio, a stampare altri libri, a distribuire prasada alle persone bisognose. Quindi è un grandissimo servizio. Quindi in realtà non siamo noi che andiamo a mendicare da queste persone, ma sono loro che ricevono una grandissima opportunità di fare un servizio. Quindi questo è un grandissimo servizio che può offrire un sannyasi, uno spiritualista, di aiutare queste persone a elevarsi, facendo compiere un piccolo servizio come questo. Quindi qua spiega che l'umiltà è una qualità molto importante nel bagaglio del devoto. Quindi qua si parla di sannyasi, dell'uomo situato nell'ordine di rinuncia. In realtà anche noi possiamo essere dei sannyasi, non c'è bisogno di vestirsi con un abito da sannyasi in arancione. Anche una persona che va a lavorare per 10 ore in ufficio può essere allo stesso modo sannyasi. La Bhagavad Gita nel terzo capitolo viene spiegato il karma yoga, quindi l'azione collegata con il supremo, e un verso spiega: Na karmanam anarambham, na ishkarmyam purusho shnute, na cha sannyasanat eva, siddhim samadhi gacchati. Spiega che non è astenendosi dall'agire che si può ottenere la liberazione dalle conseguenze delle attività nefaste che ne possono derivare. E non è nacha sannyasanat eva, non è quindi rinunciando, compiendo una vita di rinuncia che si può raggiungere la totale liberazione. Ma viene detto dopo che il modo migliore è agire. Perché noi non possiamo non agire, nahi kaschit kshanam api jatu tishtatya karma krit. È impossibile agire, anche solo per mantenere il nostro corpo dobbiamo agire. Anche stando immobili agiamo, perché respiriamo, perché la mente comunque lavora e perché poi comunque viene un certo appetito, la fame, quindi in qualche modo dobbiamo alzarci dopo un po' e agire per provvedere ai bisogni del corpo. Quindi anche noi possiamo essere situati nell'ordine di rinuncia, semplicemente agendo per la soddisfazione di Krishna. Qua ha spiegato benissimo cos'è il Varnashram Dharma, quali sono gli ordini della vita sociale e spirituale, e un verso del Vishnu Purana spiega: Varnashrama Charavata Purushena Parapuman Vishnor Aradhyate Panta Nanyatattusha Karanat, che il miglior modo per soddisfare il Supremo è agire nel Varnashram, compiendo alla perfezione il proprio dovere
all'interno della propria posizione sociale nella vita spirituale. E questo non c'è altro modo per soddisfare il Signore. Quindi noi se agiamo in coscienza di Krishna, con la mente fissa su questo servizio, possiamo co essere considerati dei sannyasi, con qualsiasi veste noi siamo. Quindi quando qua si parla di sannyasi, noi possiamo sentirci inclusi e in questo modo possiamo anche iniziare a sviluppare queste meravigliose qualità, a smettere di avere paura, a purificare la nostra esistenza, a sviluppare la conoscenza in noi e tantissime altre qualità che sono descritte poi più avanti. Ci sarebbero molte altre cose da dire, vorrei chiedere solo l'ora. Allora, sono okay, quasi le 7:30, però dato che abbiamo iniziato un po' più tardi, come ultima cosa volevo solo dire giusto due parole su un devoto, un grandissimo devoto che ha sviluppato tutte queste qualità, perché oggi si celebra la scomparsa di Sri Ramananda Roy, che è un associato intimo di Sri Chaitanya Mahaprabhu. E Sri Ramananda Roy era ai tempi circa 1500, era un governatore dello stato di Madras, quindi era un governatore che però era un grandissimo devoto. E lui era uno Shudra anche come qualità materiale, perché era nato in una famiglia di Shudra, e in breve. Sri Chaitanya Mahaprabhu, quando ha iniziato a fare il suo tour nel sud dell'India, Sarvabhauma Bhattacharya, che era diventato un suo grande devoto, gli ha consigliato di incontrare Ramananda Roy nel sud dell'India, sulle sponde del fiume Godavari, nella regione di Vidyanagara. Quindi Sri Chaitanya Mahaprabhu è andato in pellegrinaggio, sulle sponde del fiume Godavari, meditando e cantando sul mantra. A un certo punto è arrivato Sri Ramananda Roy, dato che era un governatore, era accompagnato da una banda musicale, era accompagnato da dei brahmana eruditi che erano al suo servizio, erano i suoi consiglieri, e quando è arrivato sulle sponde del fiume, Sri Ramananda Roy ha visto Chaitanya Mahaprabhu e ha notato questa effulgenza che c'era in lui, e allo stesso modo Chaitanya Mahaprabhu ha notato Sri Ramananda Roy che stava arrivando, ma non si è subito avvicinato a lui, sebbene sapesse che doveva avvicinarlo, perché era comunque un governatore e quindi un uomo politico, e per un sannyasi come Chaitanya Mahaprabhu era preferibilmente proibito avvicinare un uomo in qualche modo attaccato alle cose materiali. Ma Sri Chaitanya, ma Ramananda Roy, dato che era un grandissimo devoto, in qualche modo si è avvicinato a lui e si è prostrato ai suoi piedi, ma Sri Chaitanya Mahaprabhu l'ha alzato, l'ha fatto alzare e si sono abbracciati e hanno provato dei grandissimi sentimenti d'estasi. E molto umilmente Sri Ramananda Roy ha detto che lui non doveva essere toccato da un sannyasi come lui, perché si definiva uno shudra, un uomo di bassa casta, ed era però diceva molto molto onorato di essere purificato dalla presenza di Chaitanya Mahaprabhu, di essere purificato dalla tua presenza, ma questa umiltà che traboccava da tutte e due, queste sono le grandissime qualità del devoto. Sri Chaitanya Mahaprabhu, nonostante fosse
un'incarnazione di Dio, ma Dio stesso, diceva che anche lui si sentiva bassissimo e che si sentiva molto fortunato a incontrare un devoto come Ramananda Roy e quindi si sono in qualche modo abbracciati, scambiati diverse parole e si sono dati appuntamento per 10 giorni, tutti i giorni, sulle sponde del fiume per parlare di Krishna, di argomenti molto elevati. E quindi il pomeriggio stesso, si sono rincontrati di nuovo sulle sponde del fiume e Sri Chaitanya Mahaprabhu ha subito chiesto a Ramananda Roy, sapendo che era molto erudito in materia di conoscenza devozionale, gli ha chiesto: qual è il fine ultimo della vita? Citami dei versi sul fine ultimo della vita. E allora è molto bella questa sequenza di risposte di Sri Ramananda Roy. Srila Prabhupada ha all'inizio anche scritto un riassunto della Chaitanya Charitamrita. Questo è contenuto nel Madhya Lila della Chaitanya Charitamrita, questa parte. Però Srila Prabhupada ha compilato un piccolo libro che si chiama Gli insegnamenti del Signore Chaitanya, che racchiude l'essenza della Chaitanya Charitamrita agli inizi del movimento, è stato uno dei primissimi libri. E le risposte di Ramananda Roy, la prima risposta ha detto che seguire il Varnashram Dharma era il fine ultimo della vita. Ha detto: interessante, però dimmi di più, ha detto Chaitanya Mahaprabhu. E allora Ramananda Roy ha continuato dicendo, che citando un altro verso, che bisogna abbandonare i frutti delle azioni e dedicarle al Signore. E ha detto: può andare bene, ma voglio sapere di più. E quindi Ramananda Roy ha cercato di portare in modo più elevato questi argomenti, dicendo che il servizio di devozione in conoscenza, con la conoscenza, era un metodo ancora più elevato. Ma non era ancora soddisfatto Chaitanya Mahaprabhu, ha detto di spiegare di più. E Ramananda Roy ha spiegato che un servizio di devozione a Dio, privo di ogni speculazione mentale e di conoscenza, di attività di conoscenza, era il modo migliore e il fine ultimo della vita. Era soddisfatto Chaitanya Mahaprabhu, ma voleva ancora qualcosa di più. Voleva sapere qual era lo scopo ultimo della vita, se c'era qualcosa di più importante. E allora Ramananda Roy ha detto che il puro amore per Dio, prema vivarta vilas, è il fine ultimo della vita. Io lo faccio molto breve, poi è molto più elaborato questo argomento, ovviamente. Allora ha detto che non era ancora soddisfatto della risposta. Ramananda Roy ha spiegato che il servizio come figlio, il servizio in relazione d'amico a Dio o il servizio in relazione amorosa è ancora più elevato. Poi ha spiegato che il servizio ancora più elevato è quello alle gopi. E il servizio ancora più elevato che esiste è il servizio e l'unione amorosa tra Krishna e Srimati Radharani. E in questo modo Sri Chaitanya Mahaprabhu era molto soddisfatto e questo ha denotato la grande, grandissima devozione di Sri Ramananda Roy e quindi possiamo capire come questo devoto che poi ha abbandonato praticamente la sua carica di governatore dello Stato e praticamente è andato a Jagannath Puri insieme a Svarupa Damodara, è andato a Jagannath Puri e ha vissuto come
in intimità con Svarupa Damodara e con Chaitanya Mahaprabhu, e quindi una carica così importante l'ha abbandonata senza alcuna procrastinazione, dato l'ordine di Chaitanya Mahaprabhu. Questo è l'abbandono totale di un puro devoto, come Sri Ramananda Roy, perciò noi oggi si celebrava la scomparsa di Sri Ramananda Roy, perciò noi celebriamo questi grandi devoti perché ci danno l'esempio per come sviluppare delle qualità divine, meravigliose, per poter progredire nella coscienza di Krishna e purificare la nostra esistenza ed essere felici. Quindi questa è la via tracciata dalla Bhagavad Gita e dai grandi devoti. Già, mi fermo qui, c'è stato poco tempo, però spero che abbiamo detto un po' di cose. Se c'è giusto qualche commento. Domanda. Ci Vediamo se. sono dei commenti, dei saluti di Stefano, di Bhakti Rafael, Lalita Sundari, Carlo, Clara, scrive Ribol, Roberto Rossi, Caterina e Silvia. Jai, allora grazie a tutti dell'ascolto e della vostra partecipazione. Mi raccomando, domani sera rimanete collegati su Facebook, così seguiremo l'ulteriore spiegazione di questi versi della Bhagavad Gita, perché continueremo a descrivere le qualità divine, quindi rimanete in collegamento che sono molto interessanti. Jai. Vi ringrazio tutti. Srila Prabhupada ki, Granth Raj, Srimad Bhagavad Gita ki, Grazie. Jai.